Questo è l'ingresso di MCW, Matty Cold Woods, il penultimo membro dei Rioters, colui che a Backlash ha battuto Stefendro e in quel di Extreme Rules lo riaffronterà, stavolta in un Extreme Rules match ovviamente. Quest'oggi però dovrà vedersela col campione degli Stati Uniti d'America, che si sarà un TWF contro WWF match, ovvero contro Antonio Guerrero. Staremo a vedere se Rioters, dopo la sconfitta di Edward, la sconfitta odierna di Edward, riusciranno a fare almeno un punto. Sì, ricordiamo anche la sfida tra Femme e Alexander, la terza, in quel caso la terza sfida dei Rioters. Questo invece è l'ingresso di Antonio Guerrero, il campione degli Stati Uniti d'America. Ovviamente il titolo degli Stati Uniti non sarà in palio in questa sfida Canada contro Messico, qui in Iraq addirittura, quindi un campo neutrale diciamo per questa sfida. Una sfida certamente interessante, non perché è un interbrand, ma certamente sono due atleti in grande forma. MCW ovviamente lo vedo un po' inferiore rispetto a Antonio Guerrero, che ormai è campione da circa 7 mesi, un regno davvero molto lungo quello il suo. Staremo a vedere se oggi se la caverà anche in un non title match, perché diciamo che in questi match Antonio Guerrero fa più fatica. Staremo a vedere. Questa è una grande prova secondo noi per entrambi gli atleti, sia per MCW, perché MCW deve battere Stefendro ancora una volta all'Extreme Rules, e in quel caso Stefendro lotterà al massimo delle sue condizioni, mentre in questo caso, perché praticamente mentre nell'altro caso Antonio Guerrero deve dimostrare ai suoi compagni della Star Blue che non è capace soltanto di sconfiggere gente magari che può ambire soltanto a questo, ma gente che può ambire a ben altro. E se no MCW può ambire a ben altro. È un sicuro kick intanto. Eh sì, bel colpo questo del canadese. D'altronde la squadra canadese secondo me è la migliore. L'abbiamo visto con Crocs, l'abbiamo visto con altri atleti. Pensiamo però più Slippery Slam di Antonio Guerrero come controffensiva. Sì, un buon inizio da parte del canadese, poi il messicano grazie alla sua maggiore agilità ha prevalso fino adesso. Sì, diciamo uno scontro neutrale tra i due, ma certamente grande sfida qui. Tribute to the Troops qui in Iraq a Baghdad, dice suplex sull'Ebro Ring, sì, e Guerrero lo riporta dentro al ring, dentro al quadrato. Bella sfida qui. Certamente i fan non potranno lamentarsi, c'è veramente grande, una grande, grande sfida oggi, grandi sfide. Nessuno potrà lamentarsi di nulla. Zero kick però qui da parte del canadese, e poi rialza il suo avversario, attenzione. E se qui lo prende e lo fa sbattere con la schiena, back suplex, e poi con schieramento 1-2, è soltanto contro i due. Ma che grande prestazione adesso del canadese. Antonio Guerrero si sta un po' perdendo, la tecnica di MCW si sta facendo largo. Attenzione però qui, attenzione a Running Bulldog, Running Face Slam, poi questo dropkick bassissimo sul volto di MCW, che potrebbe essere stordito. Niente da fare, bravo il canadese qua, lo lancia via. Attenzione ancora, niente qua, bravissima. D'altronde la tecnica dei Crocs si fa sentire, si fa vedere all'interno durante il match. E sicuro kick, e qui potrebbe addirittura chiudere. Non lo fa però, vuole vincere in grande stile secondo me, forse con le sue mura, o probabilmente con la GTS, con Go to Sleep. Staremo a vedere. Antonio Guerrero, niente a fare, reversal vinta dal canadese, però ancora un'altra reversal, grande manovre, sbaglia qui col Flip Senton e lo va a colpire MCW con un colpo alla schiena, e poi adesso qui direttamente agli arti superiori, e poi questa come clutch molto, sta chill lock diciamo, questa chiusuramento molto particolare. Mi sbaglia però il drop salt, o drop kick più probabilmente. MCW che però poi attacca ancora, il terzo zero kick, il terzo calcio del canguro da parte del canadese. L'abbiamo detto, viene dalla famiglia di Crocs. Inizia però a messicano qui entro Guerrero, ginocchiato in faccia, attenzione alla sua agilità, e Flip Senton, no scusate, uno spinning kick veramente molto strano. Però qui MCW non si reagisce, entra a fare, grande sfida, grandissima sfida. Attenzione qui Antonio Guerrero, sbaglia qui
brutta caduta per il drop salt di Héctor Guerrero, è sfida anche molto difficile da commentare perché è molto veloce, molto tecnica, molte reversal, e certamente è molto difficile il commento simultaneo alle manovre. Pensare qui, Héctor Guerrero lo ha buttato contro il palo e va ancora! Che botta, che botta! E poi attenzione all'Infame Master! E qui potrebbe chiudere il match! Ma non lo fa, sta sprecando troppo tempo, troppo sta sprecando! Attenzione, forse stava tentando il GTS, la GTS MCW, ancora MCW qui, lo prende, my walls by MCW, my walls, le corde sono lì però, ma qui le ha toccate, l'arbitro non le vede perché dall'altra parte, vediamo, alla fine probabilmente l'ha viste, MCW lo lascia, però attenzione qui, lo fa correre, vediamo qui, Cotto slip in arrivo! Sì! Sì! La stesa a terra! MCW! Uno pari per Raiders! Uno! Due! Tre! Sì! Si è salvato alle My Walls, ma non si è salvato alla GTS, alla Go to Sleep! Già! Il messicano è andato a dormire! I Raiders conquistano il pareggio! Adesso andiamo sul ring, torneremo sul ring tra qualche secondo perché ci saranno le parole di FMO dopo quello che è successo tra Oddi, Bernie e Crocs.